consigliere Nicola Finco, il Veneto, l'export in Veneto tira ancora per fortuna. Sì, l'export continua a segnare un andamento positivo, soprattutto nel 2012 abbiamo registrato un più 3% e anche i primi mesi del 2013 stanno a dimostrare un trend positivo. Questo grazie anche alle molte imprese che negli anni hanno investito, ma soprattutto si sono affacciati ai mercati esteri che apprezzano i nostri prodotti, prodotti di altissima qualità che non sono prodotti cinesi, che solo noi sappiamo fare, e questo ovviamente ci premia. È stato anche recentemente Vinitaly, ha fatto dimostrare come appunto per quanto riguarda il vino sia appunto una punta di eccellenza anche proprio del Veneto, l'export nel mondo. Beh, certamente l'export del Vinitaly segna 5 miliardi di fatturato ogni anno e questo vuol dire che c'è molta attenzione verso i nostri prodotti. Di questi 5 miliardi 1,4 milioni è solamente del Veneto. Quindi questi sono degli elementi che ci fanno capire che dobbiamo investire sulle grandi capacità che ha questo territorio, in particolar modo l'agroalimentare, ma anche il turismo, l'arte, e quindi voglio dire abbiamo un immenso patrimonio da valorizzare che solamente noi abbiamo, basta solo un po' di capacità da parte nostra ma anche del mondo dell'imprenditoria, perché abbiamo un futuro da dare ai nostri figli e questi sono i settori più adatti che potranno darci delle garanzie. Mentre l'export tira e praticamente riesce a sostenere tutto il paese, l'economia interna, cioè soprattutto i consumi interni, subiscono un crollo già da molto molto tempo. Purtroppo sì, questo a causa delle scelte scellerate, diciamo, che ha fatto il governo negli ultimi anni, ma soprattutto anche dovuti alla crisi interna. Sicuramente un anno di governo Monti e l'aumento della tassazione non ha portato del bene né alle nostre famiglie né alle nostre imprese, ha creato paura e ha creato il blocco dei consumi. In questi giorni si sta parlando molto del Presidente della Repubblica, penso che questo sia l'ultimo dei pensieri dei cittadini veneti, ma quello di cui noi abbiamo bisogno è di un governo che allenti la pressione fiscale alle imprese e alle famiglie, che rilanci i consumi. So che questo fa parte, la forza anche di rilanciare l'economia fa parte dell'imprenditoria veneta, ma il governo deve dare un segnale. Secondo lei si potrà riuscire a diminuire le tasse, a impedire che aumenti l'IVA, che dovrebbe automaticamente aumentare verso luglio, proprio guardando i conti disastrati di questo paese? Beh, guardi, io sono dell'idea che c'è una sorta di scollamento tra le istituzioni centrali e i territori. Chi vive nel territorio, chi abita nel territorio sa benissimo che economie fa, dove tagliare. Penso che la regione Veneto sia una regione modello. Lo Stato italiano non vuole fare niente di tutto questo, ha paura di tagliare gli sprechi della pubblica amministrazione, ha paura di tagliare i costi enormi della burocrazia e quindi continuiamo ad andare avanti in questo paese di sprechi che purtroppo non ci porta da nessuna parte. Quello che chiedo è veramente a tutte le forze politiche che si mettono una mano sulla coscienza, perché i territori, in particolar modo il Veneto, ha bisogno di risposte.